Ciao a tutti, eccoci in questa nuova parte di Pokémon Nero in italiano. Vediamo un po', abbiamo un po' la squadra malmessa, continuiamo insomma con la nostra esplorazione della Via Vittoria. Ecco, non ho più super pozione, abbiamo un'acqua fresca. Ok. Vediamo adesso cosa fa, andiamo di qua. No, abbiamo finito l'effetto del repellente. Ecco qua. Allora, dunque, questo. Ah, ecco qua. Allora, qua usiamo la mossa forza così possiamo sempre passare per di qua. Al primo posto della squadra ci mettiamo Soak, che è a livello più basso tra tutta la squadra. Ah, questa qua non l'avevamo battuta. Un semiseggio contro un Soak. Vediamo un po'. Ma usiamo una forza. No, ma perché ho usato forza? Volevo usare breccia. Ma non è servita questa sua mossa perché noi attacchiamo comunque per primi. Bene. Poi Simi pure. Ah, questa qua c'ha le tre scimmiette. Usa idrovampate, più veloce. Ma non male come attacco. Usiamo. No! Eh no, ecco, siamo morti. Ecco, vedi che ci ha fregati. Dai, mandiamo Serperior. Adesso devo per forza revitalizzare Soak, così prende anche un po' di punti esperienza. Usa idrovampata di nuovo. Però idrovampata è una mossa sempre di tipo acqua, quindi. Ecco, non so perché ho usato gigassorbimento. Che non serve un cazzo. Soak al livello 44, Simisear, che è di tipo fuoco. Ma usiamo pure Sismitoad, dai. Surf. Ok, un surf può bastare. Aspetta, volevo vedere un po' le nature dei miei Pokémon. Allora. Serperior ha un attacco speciale. No, vabbè, attacco speciale buono. Vabbè. Proseguiamo. Oh, uno strumento che è una ricarica tot. Ma qua cosa possiamo fare? Qua siamo all'entrata? No. Sì, ma. No, 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 non voglio cadere giù da qua. Devo trovare al più presto l'uscita. Se noi andiamo. Se andassimo di qua? Perché mi ricordo che nella scorsa parte poi avevo trovato una viuzza. No, ma dove siamo andati? Cazzo, siamo tornati all'ingresso. Oh, andiamo di qua. Sono sicuro che bisogna andare di qua. Effetto dei repellenti finito. Ma che ci sia da scivolare veramente giù? No, e qua non si può. Allora, escludiamo a priori questa ipotesi. Andiamo giù. Ah, forse è qua che bisogna andare. Qua? No. Qua, questo qua l'ho già battuto. Qua non si va da nessuna. Vabbè, lì si può andare giù, ma voglio prima vedere cosa si trova qui. Ah, questo qua. Battiamolo, va. Vediamo un po' chi ha.
Uno scrafty. Va bene, noi con un qualche breccia mi pare che possiamo mandarlo al tappeto. Oh, cazzo! Dio! Sta sul cazzo questo qua. Ma sì, dai, usiamo revitalizzanti come se ne avessimo tanti. Ma dai, figa! Oh, lè, servito. Vedete che il mio Vullaby non scherza. Qua io volevo usare Vullaby. Contro qua anche il Dur. Ma usiamo Serperior, vai. Perché Conkeldurr è il Pokémon più forte di Unima, di tipo lotta. Usiamo una rotola, così aumentiamo attacco, difesa e precisione. Cosa usa? Gran fisico. Ah, noi usiamo un giga assorbimento, vediamo un po'. Ah, usa di nuovo gran fisico. Fendifoglia. Vedete che gli causiamo pochissimi danni. Giga assorbimento. Ok, vai. Aspettate che chiudo la porta. Mienfo solo di tipo lotta, mi pare. Forse. Vabbè, continuiamo ad usare Serperior. Ma il telefono, aspettate un attimo. Ok, scusate questa interruzione. Purtroppo sono tornati a casa i miei perché prima ero a casa da solo, che bello. Ok. Vediamo un po' adesso dove andare. Vediamo. Soaker può restare lì. Aspettate che curo, li curo questi due. Prima Vullaby. Comunque Vullaby è il Pokémon più scarso della nostra squadra. Era meglio se sceglievo Galvantula. Io sono un medico. Allora, questo medico immagino che quando lo battiamo possiamo curarci tutte le volte che vogliamo i Pokémon. Allora, Gotorita era di tipo psico. Mi sa di sì. Quindi ritiriamo subito Soak che fa una brutta fine qua. Usiamo Vullaby. Che è immune alle mosse di tipo psico. Vento in coda, finta. Ma usiamo volo. No! Ah! Wow, peggio per lui! Ma che cazzo ho fatto? Ma Dio sei scemo! Nero Pulsar, sì. Nero Pulsar al posto di finta. Ma proprio al momento giusto perché adesso lo possiamo usare. Nero Pulsar. Telecinesi. Cosa cazzo vuol dire? Beh, sta di fatto che con questo Nero Pulsar vai KO. Bene, grazie. Grazie per aver messo livelli. Ok, questo qua ci cura i Pokémon ogni volta che andiamo da lui adesso. Allora, stessa cosa di prima, usiamo forza. Ok, perfetto, dai, andiamo qua. Ma dove andare adesso? Andiamo su. Andiamo prima di su. Ho un allenatore, dai. Vediamo chi ha. Clang. È di tipo acciaio. Io avrei preferito usare Darmanitan, che essendo di tipo fuoco, è super efficace. Sgancia pesi. Ah, la velocità. Ah, diventa velocissimo. Capito, capito. Ma usa scarica. Madonna. Cazzo, paralizzato. Usiamo un'antiparalisi. Ma di nuovo! Usiamo una fuoco carica. Dai, sempre se non ci paralizza, Dio cane. Oh, perfetto. Adesso riceviamo un forte contraccolpo. Darmanitan contro Darmanitan, no, usiamo Sismitoad. Vediamo un po' com'è il suo Darmanitan. Panciamburo. Di mezzo ai suoi PS aumenta moltissimo il suo attacco, ma è una scelta poco saggia. Perché noi con un surf risolviamo il problema. Contro
Contro sismi. Oh cazzo, c'è i nostri stessi Pokémon questo. Mettiamo Serperdi ora. Prendifoglia. Super, no, iper efficace. È il mio termine che uso. Allora, andiamo di qua. Ah no, aspettate, prima andiamo di là che prendiamo lo strumento. Dai, in questa parte finiamo di esplorare la via Vittoria. Cura totale. Finito l'effetto del repellente. Usiamo di nuovo. Dove andare adesso? Non so, io provo ad andare qua. Non lo so che non so se ho fatto una scelta saggia o no. Ma mi sa di no. Esatto, mi sa proprio di no. Dai, torniamo dove eravamo prima e andiamo giù dall'altra parte. Andiamo. Ok, qua. Ma mi sa che qua si trova solo uno strumento. No. No, un allenatore. Oh madonna, io non mi ricordo sinceramente, non mi ricordo neanche più com'era la via Vittoria, perché io Nero l'ho finito a giugno 2011. Ah, Gigalith contro Soak, ottima scelta. Usiamo una breccia. Ah, cazzo, usa Giga Impatto. Mi sa che ci manda. No, non ci manda il tappeto. Avrei potuto sfruttare questo turno per curarmi e avrei anche fatto bene. Anticipo. Che cazzo di mossa è? Vediamo. Mossa di tipo lotta. Chi la usa protegge tutta la squadra dalle mosse di nemici che fanno colpire per primi. Ah, no. No, 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 no. Una mossa inutile. No. Allora, aspettate un attimo. Ok. Electros di tipo elettrico. Ma usiamo Sismitoad. Mi sa che sia solo di tipo elettrico, non di tipo acqua. Proviamo ad usare un Surf. Infatti, solo di tipo elettrico. Cosa ha usato? Sgranocchio? Cerchiamo di scottarlo. Dragartigli, oh mamma mia. Conoscere le mosse niente male questo. Vabbè, ciao ciao. Perfetto. Intanto abbiamo tutta la squadra a livello 45. Allora, qua è un bivio. Qua. Ah sì, qua ci spostiamo il masso. Così possiamo ripassarci da qua. Oh, eccoci all'uscita finalmente. C'è uno strumento qua sotto. Vabbè, andiamo a prenderlo. Ah, è nascosto. No, che cazzo? Ah, questo. MT-93 che contiene sprizzalampo. È utile. Adesso risaliamo però. Calcio. No, cosa cazzo ho fatto? Borsa. Dai, ragazzi, abbiamo quasi finito. Ricerca strumenti. Ma perché ho questa BG? Ah, che sia lì? Ecco, un revitalizzante, nascosto. Allora, qua andiamo da questa parte. Così finiamo, andiamo direttamente là. Un altro strumento nascosto. Dove potrà mai essere? Ah, qua, cura totale. Ok. Ah, vi sto facendo vedere. Oh, cos'è questo? No, cazzo. Ah, un Excadrill. No, non ce ne facciamo niente. Tanto di Excadrill ce ne abbiamo già uno.
qua un altro. Oh, un carburante. Wow, quanti strumenti che stiamo trovando. Qui siamo arrivati. Oh, eccola qua. Questa qua è la Lega Pokémon. Questo qui accanto è ovviamente un centro Pokémon. E comunque, fuori dal video io mi allenerò i Pokémon a livello 52 minimo. E che dire, ci sentiamo alla prossima parte. Lasciate un bel mi piace. Ciao ciao!